Benvenuti in questo nuovo video, andiamo subito al dunque. Un attimo, ok. Schermo intero, via. Allora, titolo del video, sì, lei è su. Allora, quindi stiamo parlando di una donna che adesso, vabbè, andiamo a vedere la sessione così capiamo un po' tante cose. Passiamo alla prossima sessione. Sergio cerca sua moglie, Anna Laura. Allora, ti chiamo Anna Laura, ecco, tutti e due i nomi. Anna Laura, ci sei? Qua dice sì, c'avevo delle interferenze. Ogni tanto ci sono i cavi che fanno interferenze. Vede l'erba, quindi è un paesaggio molto bello. L'erba, ci sono erba, montagne, insomma, è prato. Oppure anche sta a significare che comunque ci sta dicendo che comunque alla fine lei sta bene, ma poi le mie guide me lo dicono e difatti esce il titolo perché sono le mie guide che mi rispondono che dicono che lei è su. E qua dice una cosa stupenda che qui io sto amando è sottovalutata la parola ami o amore qui sulla terra. Dall'altra parte ha un significato molto profondo e quindi lei ci sta dicendo che possiamo amare veramente solo nell'aldilà. L'amore che proviamo qui sulla terra è veramente un decimo, possiamo dire, cioè secondo quello che viene fuori, secondo i libri letti, eccetera, eccetera, comunque è un amore molto più vero in confronto al nostro. Il nostro è debilitato dal nostro cervello, dalle nostre emozioni, eccetera, eccetera. Insomma, è un amore differente. E qua mi dice che qui ami, qui veramente ami. E dice la luce: io sono in un prato, cioè io vedo l'erba, io amo e io vedo la luce. Quindi già queste prime risposte, insomma, ci fanno capire che Anna Laura sta bene. E Bagliore fa, un'anima quando è ripulita dal suo percorso, che comunque viene dalla nostra dimensione, passa in un'altra dimensione. Abbiamo visto molti casi che comunque chi aveva ombre scure, nere, eccetera, eccetera, qua sta dicendo, Bagliore fa, io sono un'anima di luce, rifletto luce, eccetera, eccetera. E qua dice, per radio non mi sente versi. Io qui do un mio parere personale. Molto probabilmente Anna Laura ha cercato di mettersi in contatto con suo marito e magari suo marito non è attento, non è avvezzo a sentire determinati suoni molto particolari che loro fanno anche in radio. E non ha capito che lei ha cercato di mandargli messaggi e dice non mi sente i versi. Io per radio ho cercato di comunicare con mio marito che loro possono farlo, anche con mettendo su, cercando, non mettendo su, per caso esce fuori una canzone che vi fa ricordare il vostro caro, gli piaceva il vostro caro, eccetera, eccetera. Alcune cose non è un caso, ma avvengono per una determinata situazione, una determinata ragione, ecco. Non ho capito se ci sei, Anna Laura. Ascolta,
Segno la luce, come stai? Molto chiaro, io faccio sempre la mia domanda in tutte le sessioni, se loro stanno bene, se sono nella luce, e dice, io sì. Amare qui. Amore qui, scusate, amore qui. E qui si ricollega al primo step del video. Insomma, è un'anima pura, un'anima felice, un'anima contenta. E qua dice, i nomi per la via, ti vedo. Qua io penso che è un messaggio riferito al marito. Si chiama Sergio, io con i nomi. Sergio, magari lui ha visto un nome di una via, che era inerente il nome di Anna o Laura, non lo so. Però qua è chi riceve il contatto che deve tirare fuori un messaggio per sé, ecco. E qua dice che qui non ci sono i soldi. Non c'è soldi qui. È una vita differente dalla terra. Ci spiega che lì non servono i soldi per mangiare, per bere, per fare determinate cose. È tutto una cosa senza soldi. Insomma, i soldi sono, tra virgolette, il male della società. E lo capiremo quando andremo di là, insomma, ecco. E qua dice, Anna Laura dice un messaggio molto bello a Sergio, amati, amati. Qui è un'altra anima che parla, che è Ginevra Perlina, non so chi sia Ginevra e chi sia Lina, non so se Lina vedrà questo video, chissà, boh, loro comunque sono in tanti. E vogliono sempre mandare un messaggio, e qua dice: io sono Ginevra, sono qui per Lina. O magari sei parenti, che si chiama Ginevra Lina, ma non penso, che comunque questa è un'altra anima che si infila e dice questo. Allora, Anna Laura, vuoi mandare un messaggio a tuo marito Sergio? E qua dice: Sergio, molto veloce. Sergio. E dice, uomo sta male. Dice che Sergio sta male, lo posso capire, ha perso la moglie, ha perso un pezzo della sua vita, e Anna Laura vede che Sergio è un uomo e sta male, non sta bene. Da mesi, cioè Sergio sta male da mesi. Insomma, non so quanti mesi sono passati al trapasso di Anna Laura, però lei vede, Sergio, che tu stai male. E qua Perlina, Piero, un'altra Perlina, c'è Piero. Insomma, è un affollamento e che vi do io. Bene così, insomma, più vengono, più lasciano messaggi, più sono contento, ecco. E qua dice, qui luce, prega me. Questa penso che sia Piero Perlina, che dice che qui c'è luce, però prega per me. Cioè, diciamo che dovremmo pregare tutti, ma non per tutte le anime che sono di là, insomma. Perché comunque chi sta nella luce, se noi preghiamo comunque le anime che stanno nella luce, loro lasciano le loro preghiere, le loro energie positive alle anime che sono più in basso, che sono in difficoltà. Insomma, è uno scambio di amore. Amore, come dicevo all'inizio. E qua dice: c'è Ivan. E fa la domanda: ma mi sentono? Sì, molto probabilmente non è avvezzo alla metafonia, perché comunque dovrebbe sapere, ma non sa che io vado a riascoltare il video e sento tutte le interazioni dopo. Alcune le riesco a sentire a orecchio nudo, altre purtroppo non sono così
forti, sembrano forti quando vengono scritte, ma così velocemente all'orecchio non si possono sentire. E una mia guida mi dice: benvenuti, cioè, e qui fa capire che non c'è solo Anna Laura, ma ci sono altre anime. E qui, come potete vedere, dicono benvenuti, cioè non è detto andate via perché c'è in atto un'altra sessione. È anche qui una questione di amore, di amare, cioè questa sessione è molto bella perché comunque ci fa comprendere la fratellanza che qui non c'è, ma lì c'è. E insomma, bisognerebbe imparare tante cose qui. E chiede in inglese, devo parlare in inglese perché i fonemi sono misti, inglese, spagnolo, ma non ci sono italiano. Ma lui dice, ma devo parlare in inglese per farmi capire. Insomma, sono anche un po' simpatici, ecco. E dice, parla, parla e basta, che lui ti sente. Infatti, se sentite il parla è molto più forte, ha un'energia molto, si può capire che ha un'energia molto più forte e quindi una guida. Ora e dopo, cioè parlo ora o parlo dopo, capite che qui c'è un'anima che non è avvezza alla metafonia, a mandare i messaggi, magari è capitata qui per caso, però comunque è stata benvenuta perché gli hanno detto benvenuto, devo parlare in inglese di quella di E dice, ora posso parlare o dopo? Allora, qui ci sono varie interazioni, adesso andiamo a vederle uno a uno. Volevo, parla Raffaele. Dice di Giovanna. Raffaele, penso che chiede, c'è di Giovanna? O c'è Raffaele e Giovanna? Non si sa bene quale, perché è un po' affollata la sessione. Ecco, insomma. Ma poi, bevi tanto cinese. Molto probabilmente qua Anna Laura dice. Penso Sergio, bevi tanto cinese, sei tu che devi tirare fuori un qualcosa. Io posso dire magari bevi la birra cinese o la grappa di rose o il liquore di rose, non lo so, perché io il cinese non mi piace né cinese né sushi e non sono molto avvezzo, non sono molto pratico, insomma. Però vedi tu. E Anna Laura dice, sono stata a casa io. A casa, sarebbe a casa, però. Mettiamo qui a casa. Quindi qui sta a dire che comunque passa a casa, ma poi sentiremo una cosa molto particolare che mi dicono le mie guide, che lei dice, sì, sono passata a casa, ma poi le mie guide mi dicono una cosa molto, molto più specifica. Cara Anna Laura, ti do ancora un minutino per mandare un messaggio a tuo marito Sergio, ai figli, non lo so, non me lo dice, beh, insomma. Non me l'ha detto Sergio, nel senso, ecco, non me lo dice, io intendevo a Sergio. Vuoi mandare un messaggio ancora, un relativo messaggio ancora a Sergio, magari alla tua famiglia, insomma? Dire se passi a trovarli, se li vedi, se li senti, se capisci un po' tutto. Tanto grazie, Anna Laura. E qui la mia guida dice, lei vive lì. Lei vive lì, lei passa a casa, sta a casa e quando può sta lì a casa e vive lì, cioè è lì a cercare di dare manforte a Sergio e magari alla sua famiglia, insomma. E Lei vive lì, ho sentito. qui, eccolo qui il discorso che dicevo, alcune cose le sento, altre cose non le sento, alcune cose le sento ma non le dico in sessione perché comunque si può capitare che la mia voce può andare sopra al fonema o al loro messaggio, allora poi diventa difficile, quindi cerco sempre di stare abbastanza zitto. Però quando sento esclamazioni molto forti, ho detto, ehi, vive lì, ah, lei vive lì.
E qua c'è, sono Yvette, però poi dice una cosa, un attimo, ecco. C'è questa Yvette che ha gli occhiali. Io conosco un Yvette, ma non so se è trapassata e c'aveva gli occhiali. Non so se sia lei, non penso perché abitava nel mio condominio, poi se n'è andata da un po' di anni, era la mamma di un mio amico e il mio amico purtroppo è nell'altra dimensione. È andato via anche lui un po' di anni fa. Non so se sia sua mamma o se è parente tuo, Sergio, che dice: sono Yvette con gli occhiali. O magari non c'entra una mazza né con me né con te, ma è qualche altro parente. E qua dice: esami, giuralo. Qua è Annaura che parla, siccome che è un po' preoccupata, che ti vede triste, ovviamente nel dolore, e ti dice: fai degli esami, giuralo, cioè cerca di prenderti cura di te stesso, insomma. E qui, anche qui, l'amore infinito che c'è tra le dimensioni non smetterà mai. È una prova molto, molto, molto importante questa, ecco. Un attimo, io non ho sentito prima se sei nella luce o meno, Anna Laura, perché ho sentito una delle mie guide che ha detto che tu vivi in casa. Sei in casa, ma hai il permesso di stare in casa o sei nella luce? Anna, per carità, mi puoi dire questo? Io qui ho voluto allungare un attimino la sessione perché volevo, cioè, volevo capire determinate cose, alcune cose le ho sentite, alcune cose non le ho sentite, quindi ero lì, stavo facendo la sessione e dovevo capire determinate cose e fare una domanda molto precisa, cioè i nostri cari hanno il permesso di stare vicino a noi, chi sta nella luce, chi non sta nella luce non hanno il permesso di stare vicino a noi perché stanno vicino a noi. E a volte possono portarci conseguenze anche gravi a noi stessi, al nostro corpo, eccetera, eccetera. Quindi io qua ho voluto fare un po' di chiarezza e comunque andiamo a sentire. E qua dice: sì, lei è su, quindi mi stanno dicendo che lei ha il permesso di stare giù, ha il permesso di stare in casa, ha il permesso di stare vicino a Sergio. Un po' come il mio papà, papà Dio, a dato il permesso al mio papà di stare accanto a me, stare vicino a me e tra virgolette imparare qualcosa ancora da me, almeno. Ma insomma, è uno scambio di cose perché io ultimamente ho imparato molto da lui, lui ha imparato molto da me e quindi bene così, insomma, non si smette mai di imparare anche quando si va nell'altra dimensione. E qua dice: c'è Rossella con sua madre. Non so chi sia Rossella, ma è con sua madre. Almeno se non hai parenti, che è Rossella che c'è sua madre, insomma, ecco. E qua dice: c'è un'anima che dice: oh, guardate, c'è Adamo e sta facendo la sessione per il marito di Anna Maria. Questa è la spiegazione di questo pezzetto. E lei dice che ballo per vie. Non so se magari gli piaceva ballare. E lei dice che comunque sta bene nella luce, eccetera, eccetera. E dice balla, cioè è contenta nel senso. E sopra dire segnale. Io credo che o ti ha mandato dei segnali in cielo o magari non li hai visti, non lo so, insomma, comunque possono modificare le nuvole, possono fare determinate cose, insomma, e mandarti dei segnali. E noi più su. E qua c'è la guida, Olmo. Olmo, ho sentito. E infatti l'ho sentito che c'era Olmo. Olmo, dai, ti do ancora qualche minutino, Anna Laura, per mandare un messaggio a tuo marito Sergio. Poi capirò bene la tua situazione, eh. E qua ribadisce che sta bene e dice che ama nella luce.
e dice che tengo vivo te. Cioè, alla fine ti sta dicendo che ti ama, ti vuole bene, insomma. Felice ha, cioè, e lei è felice. Felice qua. Io ho sbagliato. Avete capito che a volte si sentono tutte le interazioni, alcune no, alcuni sì, alcuni metà, insomma. Io ho capito felice qua, invece felice ha, ma comunque felice è felice, insomma. E qua dice parlo bene, cioè sto cercando di modificare i fonemi, cercare di parlare più bene in assoluto per farmi capire bene. Ci sono le rape. Non so a che cosa si riferisca, se gli piacciono le rape o magari tu hai un orto con le rape, non lo so, vedi tu, Sergio. E dici che fai i giretti. Magari anche quando eri in vita faceva i suoi giretti, la stessa cosa, fai i giretti anche nell'aldilà, insomma. Conducono una vita simile alla nostra. E dice, porella, disturbo te, Adamo. Nessun disturbo, soprattutto se sono anime che vogliono parlare, mandare un messaggio, qualsiasi cosa, basta che sono buone, nel senso. Va bene così, insomma. Nessun disturbo, mai. Adamo. Azzurro qui, cioè qui io vedo il cielo azzurro, cioè non ci sono nuvole, non ci sono tempeste, non c'è pioggia, quindi qua sta a ribadire il fatto che comunque lei è nella luce, sta bene, è piena d'amore, eccetera, eccetera. Grazie Anna Laura. Voce, io parlo. Sto cercando di manipolare i fonemi e sento la voce uscire, insomma. E qua è un'interazione molto bella che mi dice una cosa molto particolare per me stesso, perché io lo vedevo come un po' abbastanza serioso, mi ha bacchettato giustamente, però Anna Laura mi dice questo. È molto tenero come guida, è sereno e dice uomo, nel senso mi ha fatto capire che comunque è un bravo ministro, insomma una brava guida. Ma cioè, non avevo dubbi, però sapete, io li vedo sempre come un piano superiore a me, pronti a bacchettarti in qualsiasi momento, e alla fine non è così, è il mio pensare, insomma, o il nostro pensare che sono lì pronti a giudicare quello che facciamo, invece non è così, sono pronti ad aiutarci per quello che facciamo, anche quando sbagliamo. Chiudo, eh. Mamma mia, quando ho sentito questa interazione, mi è dispiaciuto un po' perché non posso stare troppo tempo con loro. Cerco di dedicare quei 5 minuti a ogni sessione e lei mi dice non vuole più parlarmi. Non è così, cara Anna Laura, però è il tempo, qui è tiranno. E dice che te leggo, cioè ti leggo sia a me che a voi, Sergio. Noi siamo un libro aperto, loro ci possono leggere quando siamo arrabbiati, quando siamo nervosi, quando siamo sereni, quando amiamo veramente, loro ti leggono. Grazie Anna Laura, grazie a tutte le anime che sono intervenute, vi voglio bene, vi mando tanta luce e pace, grazie alle mie guide, grazie al mio spirito guida, grazie a Olmo che ho sentito che c'è anche questa volta e se c'è Olmo c'è qualche anima in difficoltà. Ringrazio tutti voi, vi mando un bacio, un abbraccio e chiudo la sessione, grazie. Ok, andiamo sul mio faccione. E niente, abbiamo sentito Anna Laura che sta bene, ci ha spiegato l'amore, che è un amore molto diverso dal nostro. Un giorno lo capiremo, magari non lo capiamo fino in fondo di qua, ma lo capiamo di là. Niente, questo video va a concludersi. Domani comunque per il gruppo posterò un video solo per il gruppo per una sperimentazione che partirà solo per 6 persone
e poi facciamo 15 giorni, 20 giorni aprirò la lista sul sito per prenderò qualche nominativo che con questa sessione ho finito le sessioni, tutti i nominativi che avevo. Però mi servono 15-20 giorni per fare una prova molto particolare solo per il gruppo che voglio fare una sperimentazione molto particolare, insomma. Comunque domani uscirà un video solo per il gruppo, nel gruppo, ma non qua su YouTube, quindi ci sarà una settimana, 2 settimane di stop su YouTube. Magari metterò un video così dove magari chiacchiererò di qualcosa e niente. È stata bella questa sessione, mi è piaciuta. Anna Laura sta bene, sta in pace, è serena, vede Sergio, vede che non sta bene, insomma. Non penso che abbiamo voluto mandare messaggi molto diretti e particolari perché potrebbero fare più del male che del bene. Cioè, noi cerchiamo sempre un contatto con l'altra dimensione per cercare di tirarci su, ma a volte può anche essere un'arma a doppio taglio. Quindi non penso che abbia mandato grandissimi messaggi a Sergio, ma forse il messaggio che ci dovrebbe rincuorare molto, e rincuorare anche Sergio, che lei comunque sta bene, sta in casa, è lì. Se Sergio crede in tutto ciò, gli può parlare tranquillamente che lei lo sente, insomma, ed è a fianco a lui e lo ama. Ci ha detto questo, insomma, sono grandi messaggi, insomma, ecco. Niente, al prossimo video. Ciao! Passiamo alla prossima sessione. Sergio cerca sua moglie, Anna Laura. Allora, ti chiamo Anna Laura, ecco, tutti e due i nomi. Anna Laura, ci sei? Allora, non ho capito se ci sei, Anna Laura. Ascolta, sei nella luce, come stai? Allora, Anna Laura, vuoi mandare un messaggio a tuo marito Sergio? Cara Anna Laura, ti do ancora un minutino per mandare un messaggio a tuo marito Sergio. Ai figli? Non lo so, non me lo dice. Beh, insomma, vuoi mandare un messaggio ancora, un relativo messaggio ancora a Sergio? Magari alla tua famiglia, insomma, dire se passi a trovarli, se li vedi, se li senti, se capisci un po' tutto. Tanto grazie, Anna Laura. Lei vive lì, ho sentito. Un attimo, io non ho sentito prima se sei nella luce o meno, Anna Laura, perché ho sentito una delle mie guide che ha detto che tu vivi in casa. Sei in casa, ma hai il permesso di stare in casa o sei nella luce? Anna, per carità, mi puoi dire questo? Sì.
Olmo, ho sentito. Olmo, dai, ti do ancora qualche minutino, Anna Laura, per mandare un messaggio a tuo marito Sergio. Poi capirò bene la tua situazione, Felice qua. Adamo. Grazie Anna Laura. Chiudo, Grazie Anna Laura, grazie a tutte le anime che sono intervenute, vi voglio bene, vi mando tanta luce e pace, grazie alle mie guide, grazie al mio spirito guida, grazie a Olmo che ho sentito che c'è anche questa volta, e se c'è Olmo c'è qualche anima in difficoltà. Ringrazio tutti voi, vi mando un bacio, un abbraccio e chiudo la sessione, grazie.